Telespettatrici e telespettatori di TV7, bentrovati ad un nuovo appuntamento in compagnia del Comitato Paralimpico del Veneto. Bentrovato anche al presidente del CIP Veneto, Ruggero Villai. Presidente, nel corso di questa puntata chi andremo a conoscere? Sono davvero orgoglioso di presentare questa atleta, e poi non solo atleta, perché rappresenta la federazione del basket in carrozzina, e parliamo di Chiara Coltri. Allora andiamo a vedere il filmato. Al rientro conosceremo Chiara Coltri e parleremo del basket in carrozzina. Lo sport è per tutti, per coloro che hanno passione e determinazione a superare le sfide della vita. Il Comitato Paralimpico Veneto, tramite le società, è impegnato a sostenere le persone con disabilità attraverso lo sport. I nostri atleti praticano diverse discipline, partecipano a competizioni nazionali, internazionali e alle Paralimpiadi. Il CIP Veneto auspica che sempre più persone disabili si avvicinino allo sport, scoprendo la voglia di competere e divertirsi. Ti aspettiamo, contattaci. Benvenuta nei nostri studi a Chiara Coltri, atleta, ambasciatrice paralimpica, membro del Consiglio nazionale del CIP e vicepresidente nazionale della Federazione Italiana di Pallacanestro in Carrozzina. Insomma, moltissime qualifiche. Sì, buongiorno. Buongiorno. Allora, come nasce la sua passione per la pallacanestro in carrozzina? Quando ha cominciato a praticare questa disciplina? Allora, io mi sono avvicinata abbastanza tardi allo sport, all'età di 18 anni. Io ho avuto un incidente all'età di 15 anni e prima dell'incidente avevo fatto pochissimo sport, non sono mai stata una grande sportiva, ero focalizzata molto sulla musica, infatti suonavo il violino e ero terrorizzata dal fatto di farmi male alle dita. E quindi assolutamente lo sport lo vedevo lontanissimo dal mio mondo. Quando mi sono trasferita a Padova per studiare all'università, ho conosciuto invece questi ragazzi. Era un giorno, stavo partecipando a una riunione dell'ufficio inclusione dell'università e questi ragazzi mi hanno chiesto se volevo far parte di questa squadra. Loro la stavano creando, che era la squadra universitaria appunto di pallacanestro in carrozzina. E ovviamente io ero molto timorosa all'inizio, appunto ero spaventata, ma più che altro spaventata di far fatica, e invece loro sono stati molto molto bravi, sono riusciti a coinvolgermi e da lì insomma mi si è aperto un mondo e soprattutto una grande passione. La pallacanestro in carrozzina è uno dei primi sport paralimpici che sono nati diversi anni fa, quindi diciamo ha fatto un po' come disciplina da precursore rispetto anche poi a tutto un movimento che si è creato nel corso degli anni attorno allo sport paralimpico. Nonostante sia uno sport molto comune, molto conosciuto, andiamo a vedere la scheda, insomma, no? Andiamo a vedere un servizio che spiega bene le regole e come funziona, e poi entriamo veramente a conoscere questo mondo. Vediamo. Il basket in carrozzina è stato presente ai giochi paralimpici sin dalla prima Paralimpiade nel 1960. La disciplina è molto simile a quella dei normodotati. Il campo, il canestro e il tabellone hanno tutti le stesse misure. Ogni squadra è composta da 12 giocatori, 5 in campo alla volta. I giocatori sono classificati con un punteggio da 1 a 4,5 in base al grado di disabilità. Più alto il numero, minore la disabilità. In squadra non si può superare il limite dei 14 punti complessivi in campo. I giocatori non devono muoversi con la palla addosso, ma devono lanciarla o palleggiarla ogni 2 spinte sulle ruote. Come nella versione per normodotati, i tiri liberi dopo i falli valgono un punto. I canestri durante il gioco all'interno dell'area da 3 realizzano 2 punti e tutti i tiri a canestro fatti fuori dall'area valgono 3 punti. È fallo quando un giocatore o la sua carrozzina entra in contatto con un avversario. Ogni gioco consiste di 4 tempi da 10 minuti. I supplementari durano 5 minuti e vengono giocati se il punteggio è in parità al termine del tempo regolamentare. I giocatori usano carrozzine leggere di facile maneggevolezza. La sedia è composta da 1 o 2 piccole ruote sul fronte e 2 ruote grandi sul retro, campanate e inclinate per garantire stabilità ed equilibrio. I giocatori sono assicurati alla sedia mediante una cintura per garantire la massima agilità e il minor pericolo.
Questo è uno sport di grande velocità che richiede grande coordinazione occhi-mani e grande resistenza. E come per la versione per normodotati, Chiara Coltri, credo che sia uno sport anche molto dispendioso dal punto di vista fisico. Sì, abbastanza, direi proprio di sì. Gli allenamenti sono molto intensi e, come diceva appunto il video, tanta resistenza. E è per quello che bisogna avere proprio una grande passione, secondo me, per poter praticare questo sport, perché è faticoso, però ti dà veramente grandi soddisfazioni. La cosa più bella, secondo me, è il fatto che sia proprio uno sport di squadra. Il nostro movimento italiano, sia maschile che femminile, del basket in carrozzina, come si piazza a livello internazionale? Allora, i ragazzi, la nazionale maschile ha una buona, la nazionale è molto buona, insomma, hanno giocato gli ultimi mondiali a Dubai, ora sono qualificati per il torneo di ripescaggio alle Paralimpiadi ad aprile e quindi il livello è molto molto alto. E purtroppo invece il movimento femminile ha grandi difficoltà, perché purtroppo in Italia non ci sono abbastanza donne, non ci sono tante ragazze che giocano a pallacanestro in carrozzina, forse proprio per il motivo che è abbastanza insomma impegnativo. E c'è da dire però che il campionato che si gioca, ecco, durante l'anno è un campionato misto, quindi non c'è un campionato prettamente femminile, ma le ragazze giocano insieme ai ragazzi. Riuscite a avere atlete fin da ragazzine, o comunque, come nel tuo caso, a questo sport ci si avvicina in età un po' più adulta, per così dire? La cosa migliore sarebbe averle già da ragazzine. Stiamo facendo una grande campagna per cercare di, appunto, avvicinare, soprattutto quando andiamo a parlare nelle scuole o comunque anche all'interno degli ospedali, far capire l'importanza dello sport già da piccoli. E cerchiamo di convincere i ragazzini e i bambini, ma soprattutto i genitori. Ecco, cosa serve però per far crescere ancora di più il movimento paralimpico, non solo per quanto riguarda il basket in carrozzina, però in generale per tutto il movimento paralimpico? Perché noi più volte nel corso di queste trasmissioni l'abbiamo detto, solo l'1% degli atleti che potrebbero praticare discipline paralimpiche in realtà lo fanno. Quindi, insomma, questa percentuale è da alzare sensibilmente. Cosa manca ancora, insomma, per poter far passi in avanti da questo punto di vista? Allora, tanta promozione si sta facendo, assolutamente. Secondo me ognuno di noi, ogni atleta, che forse invece nel mondo delle persone senza disabilità non c'è questa cosa, ma secondo me nel nostro mondo invece sì, ogni atleta deve dedicarsi a questa cosa, perché spesso e volentieri si coinvolgono, diciamo, le persone a venire a giocare a fare sport paralimpico tramite il passaparola, ecco, come è successo con me, ma tutti i ragazzi della mia squadra sono stati coinvolti in questo modo, cercare di prenderli, vederli per strada e dirgli vieni a giocare, e cercare anche proprio di spronarli il più possibile, perché sicuramente all'inizio c'è una grande difficoltà, forse una grande diffidenza, anche perché pensi mi faccio male, che fatica, già la mia vita è difficile, chi me lo fa fare, che sono domande che mi sono fatta anch'io, e invece quando vengono in palestra quello step si supera. Dobbiamo continuare a promuovere lo sport, farlo vedere il più possibile, e io nel mio piccolo però vado nelle scuole, vado negli ospedali, in ogni occasione cerco di parlare a chiunque, anche a persone ovviamente non disabili, che possono raccontare questa esperienza o comunque raccontare questo alle persone loro vicine che abbiano una disabilità oppure no, insomma, che bisogna assolutamente farlo. Ecco, lei oltre ad essere un'atleta di successo è molto attiva anche a livello di comitato, anche a livello federale, e allora le chiedo, sentite il supporto da parte delle istituzioni verso il vostro mondo, verso la vostra disciplina, ma in generale verso il mondo paralimpico?
Sì, beh, il Comitato Italiano Paralimpico sta facendo tantissimo, ha fatto veramente passi da gigante, e anche merito soprattutto del nostro presidente Luca Pancalli, che è veramente una persona straordinaria da tantissimi punti di vista. E si stanno cercando di mantenere dei rapporti fondamentali, che sono con le scuole, con i corpi militari, veramente con ogni tipo di istituzione, per cercare di allargare e far conoscere questo mondo il più possibile. Noi siamo quasi in chiusura di questo spazio, di questa puntata, però volevo chiederle, insomma, se le facesse piacere rivolgersi a ragazze e ragazzi che magari sono nella sua situazione, che sono un po' dubbiosi, che non sanno se avvicinarsi allo sport, eccetera, non solo per quanto riguarda il basket, dai, siamo, certo. Insomma, siamo inclusivi veramente fino in fondo, quindi non so se ha un messaggio da lanciare, perché lei, insomma, è anche un atleta di successo, quindi credo che se parte da lei questo messaggio sicuramente conta un po' di più. Darsi un'opportunità, ecco, come me la sono data io, provateci, perché precludersi un'opportunità a prescindere, secondo me, non fa mai bene. Invece bisogna buttarsi, lanciarsi, poi si capisce se va bene quello sport che è più adatto a te oppure no, però provare assolutamente, e non porsi dei limiti che magari in realtà non esistono, ecco. Grazie Chiara Coltri per essere venuta qui nei nostri studi, grazie a tutte le telespettatrici e a tutti i telespettatori di TV7 per averci seguito. L'appuntamento è alla prossima puntata, arrivederci.